La larga affermazione esterna sul terreno dell'Odorisiana ha confermato le aspettative della vigilia sul città di Chieti, formazione matricola del Girone B di prima categoria ma tutt'altro che Cenerentola del raggruppamento. Il ruolo solitamente addebitato alle ultime arrivate non si addice evidentemente alla truppa nero-verde del Presidente Lavalle, arrivata alla categoria superiore al culmine di una cavalcata trionfale e che non accenna ad interrompersi vista anche l'oculata campagna di rafforzamento e le ambizioni del Sodalizio nero-verde Abituato a non porsi limiti ma a pensare sempre in grande, la truppa di mister Santo Vito fa il suo esordio casalingo nello storico impianto teatino del Sant'Anna. E nell'occasione lo fa ospitando il canosa Sannita, compagine del circondario, che al contrario vuole evitare la sofferenza della passata stagione, cominciando a mettere fieno in cascina in previsione di eventuali periodi di sofferenza. E il pareggio interno con l'ambiziosa Val di Sangro va in questa direzione. Come da disposizioni nazionali anche al Sant'Anna viene osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Salvatore Schillaci, il bomber delle notti magiche di Italia 90, prematuramente scomparso nei giorni scorsi. L'avvio della contesa mette in mostra un canosa più intraprendente e per nulla timoroso dei quotati rivali, messi inizialmente alle strette dalle percussioni di Nervegna che da posizione defilata scalda i guantoni a Diorio e da Grossi che dalla distanza intercetta la verticalizzazione di Dragani, ma la sua posizione è ritenuta in fuori gioco ed è pertanto da considerare nulla l'occasione a tu per tu con Diorio. La truppa del presidente Lavalle si scuote e nelle fasi successive riesce a replicare, anche se non in maniera incisiva. Al quattordicesimo Caselli cerca la porta dal limite. La conclusione è debole e fuori misura. Due minuti dopo Penna è chiamato in causa dal piazzato dalla distanza di Capitan Santarelli. Facile preda per l'estremo ospite. Al ventesimo buona iniziativa di Faiinché che si libera per la conclusione dal vertice d'area, ampiamente fuori bersaglio. Sull'altro versante, la stoccata dal limite di Dragani dall'illusione ottica della segnatura, ma la fortuita deviazione di un difensore nero verde si rivela decisamente provvidenziale per smorzare la sfera in corner e preservare l'inviolabilità della porta di Diorio. L'estremo di casa deve intervenire con difficoltà sulla rasoiata dalla media distanza di Nervegna, ma non riesce a trattenere la sfera che arriva sui piedi dell'appostato Venditti, il quale sciupa una giotta occasione da distanza propizia. Il città di Chieti replica con l'affondo di Caseli che scatta sul versante di destra e pennella al centro, dove Di Muzio arriva in ritardo per l'eventuale stoccata vincente da due passi. Sarà l'ultimo sussulto dalle parti di Penna, ma la frazione avrà ancora un paio di emozioni da raccontare. Entra di matrice Sannita. Al 41esimo il gran siluro dalla distanza di Smigliani sibila a fil di palo. Due minuti dopo Dragani manda in archivio il primo atto con un destro da limite che si impenna pericolosamente sopra i legni della porta nero-verde. Il copione del secondo atto riprende con la stessa trama che aveva contraddistinto la fase calante dei primi 45 minuti di gioco. Al nono l'avanzato Carrieri svetta sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, il suo intervento aereo manda la sfera a spegnersi sul fondo. Stavolta la reazione nero-verde arriva a stretto giro con una veloce ripartenza imbastita da Dinardo, pronto a verticalizzare per il compagno di squadra Caseli, veloce ad arrivare a tu per tu con Penna, ma la sua conclusione si stampa sulla trasversale. I ragazzi di mister Pasquini tirano un grosso sospiro di sollievo per lo scampato pericolo e creano a loro volta una interessante opportunità che nasce da una distrazione offensiva dello stesso Caseli, il quale si fa rubare palla da Dragani, bravo a resistere ai tentativi di disturbo del pacchetto arretrato Nero Verde e lesto a servire Nervegna, il quale va a concludere con un diagonale dalla media distanza che non arreca danni particolari all'attento di Orio. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare e si manifesta al minuto 22 quando Di Nardo riceve in area da Caselli e smista prontamente per Capitan Santarelli che non si fa pregare più di tanto e scaglia un gran siluro all'indirizzo della porta sannita mancata di pochissimo. Due minuti dopo il Canosa si rivede con Dragani protagonista di un velenoso piazzato dal vertice di sinistra. La sfera si impenna improvvisamente prima di spegnersi sopra l'incrocio dei pali. Sarà in definitiva l'ultima presenza significativa della truppa ospite dalle parti di Diorio. Il città di Chieti vuole tre punti Punti e comincia ad avanzare perentoriamente il proprio raggio d'azione. Allo scoccare della mezz'ora fioccano le proteste neroverdi per un fallo in zona d'attacco fischiato ai danni di Caselli. La squadra teatina torna a protestare al 37 quando non viene concesso un calcio di rigore dopo un presunto intervento in area di Daloiso con un braccio trovandosi sulla traiettoria della conclusione in area di Dinardo. Non è della stessa opinione il signor Pinto Di Lanciano che lascia proseguire il gioco. Le emozioni forti sono riservate alla cosiddetta zona Cesarini e il 44esimo quando Venditti riceve il secondo giallo di giornata, stavolta dopo l'intervento su Gasbarro, e il fischietto Frentano deve estrarre il conseguente e temuto cartellino rosso che spedisce il numero 9 rosso blu alla doccia anticipata. Poco prima dei titoli di coda, il Città di Chieti pesca il jolly con i suoi uomini di punta, il capitano Santarelli che scodella da fermo e il bomber Di Nardo che spizza di testa e infila nel sacco per la rete che sblocca il risultato e consegna tre punti di platino alla compagine Teatina. Poche ore dall'omologazione del Campo Sant'Anna che ospiterà le gare casalinghe del Città di Chieti, eh, la formazione del presidente Lavalle ha raccolto tre punti pesanti nelle battute conclusive in zona Cesarini o fino alla fine sono due eh, diciamo, richiami alla nostra squadra comune bianconera. Esatto, esatto. D'altronde Antonio qualche minuto prima, nel momento in cui ha dato il recupero, il mister ha detto mi raccomando ragazzi fino alla fine quindi <ride> e fino alla fine ce la siamo giocati e siamo riusciti a ottenere tre punti. Credo alla fine meritatissimi perché comunque avevamo colpito con la traversa a metà secondo tempo, c'era probabilmente un rigore, poi lo rivedremo nelle, eh, nelle immagini, probabilmente il, giocatore, il difensore aveva eh, in maniera vistosa toccato con una mano, però vabbè, può essere che l'arbitro non era ben appostato per, per vederlo perfettamente. Quindi niente, sono tre punti meritatissimi che ci permettono di... Di fare due su due in queste prime due giornate, ottimo perché comunque abbiamo giocato contro un'ottima squadra qualità, Canosa, squadra esperta, squadra che già l'anno scorso era in categoria quindi eh, si vede ben costruita con un, un Dragani che oggi ha giocato veramente a tutto campo e che è stata veramente una spina del fianco di tutta la nostra retroguardia. Quindi ottimo così, un complimento grande alla, alla squadra, allo spirito che ha messo fino alla fine e quindi contentissimo con questi tre punti. Una stagione che si preannuncia densa di attività per il Città di Chieti e qui comprendiamo anche ovviamente il futsal e il settore giovanile. La società è ben strutturata, quindi il Presidente potrà anche rifiatare un pochino. Eh, rifiatare è una parola grande, perché alla fine gli impegni del weekend sono veramente tanti e tali che non ti permettono di rifiatare, però contento perché alla fine si vede un movimento, un movimento che viaggia all'unisono, quindi questo ci fa ben sperare per tutto il proseguo del campionato, poi c'è un clima veramente Ottimo, quindi sono contentissimo di essere a capo insieme a tutti i miei dirigenti perché sono loro poi la vera forza di questa società, eh, essere a capo appunto di un, di un, di un complicato eh, programma sportivo che ci siamo dati. Quindi bene così, la, il Futsal ieri è passato il turno senza giocare perché il Futsal ce l'ha, non si è presentato in Coppa della Divisione. Le attività invece giovanili, ieri abbiamo raccolto il primo punto con l'under 15 regionale, l'under 17 fatica ancora ma è lo scotto di un campionato regionale, quindi piano piano ci stiamo, ci stiamo mettendo in carreggiata. Cristian Pollio è il patrone del città di Chieti Calcia 11, se il presidente Fabio Lavalle, il dottor Pollio diciamo, è colui che si occupa principalmente della squadra di Calcia 11. Eh, punteggio pieno, quindi pronostici ampiamente rispettati, anche se con un po' di sofferenza almeno oggi campionato è lunghissimo la prima categoria è purtroppo una categoria difficile dove i risultati si decidono veramente all'ultimo secondo tranne la partita di domenica anche questa è stata una partita fino al sessantesimo settantesimo molto molto sofferta però fortunatamente abbiamo portato a casa altri punti da morale alla squadra fiducia al mister e ai ragazzi ed è di buon auspicio per il futuro. L'anno scorso avete raccolto e seminato il dovuto, quest'anno cosa vi aspettate dalla squadra? Veramente partita dopo partita perché l'impegno economico è stato importante. Ovviamente vorresti vincerle tutte in maniera facile. Invece, devo fare i complimenti agli avversari perché hanno giocato un bellissimo primo tempo e ci hanno messo in grossa difficoltà. Secondo tempo, il mister è stato bravo a fare dei cambi che hanno ridato forza all'attacco. Poi, Di Nardo, se gli dai un quarto di palla, è il giocatore che tutti conoscono. Dottor Andrea Dilizio, il direttore generale del Città di Chieti, settore calcio A11. Che dire, la squadra sta rispettando i pronostici, anche se oggi con una certa sofferenza finale. Beh, eh, siamo consapevoli che il salto di categoria ci avrebbe portato di fronte a un, a un sistema di gioco diverso, a un campionato diverso, con squadre molto più strutturate e molto più capaci di gestire il gioco. Eh, noi abbiamo fatto un progetto costruendo una squadra che possa sperare di, di, di centrare l'obiettivo e chiaramente quello lo perseguiremo sempre e siamo felici che i ragazzi oggi hanno dimostrato fino all'ultimo di crederci e hanno giocato fino all'ultimo secondo. Un campionato dove ci sono diverse squadre che puntano a vincere, voi ovviamente siete nel novero di questo gruppetto. Guardi, sono scaramantico e faccio fatica ad ammettere una cosa del genere, però abbiamo costruito una squadra comunque per fare un bel campionato e anche l'anno scorso avevamo fatto la stessa cosa, lo stesso obiettivo e poi mai dire mai, sai, mangiando viene l'appetito. Mister Giuseppe Santovito, punteggio pieno per il Città di Chieti, anche se oggi la gara è stata molto ma molto sofferta contro un ottimo avversario. Sì, sì, io faccio i complimenti all'avversario perché il primo tempo ci hanno messo seriamente in difficoltà. Eh, non eravamo messi benissimo, e facciamo fatica nelle scalate e nel, e nel cercare di contrastarli in uscita, eh, però poi piano piano nel, col passare dei minuti gli abbiamo, preso, gli abbiamo preso le misure, infatti poi penso che il secondo tempo sia stato quasi prettamente di marca, di marca nero-verde dove abbiamo creato diverse, diverse situazioni da gol, c'è stato un episodio dubbio dentro l'area di rigore dove i miei mi dicono che c'era un rigore netto, non lo so, eh. io dalla panchina non posso giudicare però c'è stata anche un'azione una di rimessa dove eh, il, mio, il mio attaccante ha colpito la traversa in pieno e insomma sono degli, degli episodi che potrebbero buttare giù un elefante, invece noi siamo stati bravissimi a crederci fino alla fine e insomma l'abbiamo cercata e l'abbiamo voluta questa vittoria, ripeto un secondo tempo impeccabile dei miei ragazzi con sofferenze veramente zero. Il primo tempo invece c'è da fare una tiratina di orecchie a tutti perché siamo stati veramente, veramente poco, poco furbi. E quando l'avevamo preparata diversamente in settimana, e faccio anche comunque complimenti alla, al Canosa perché il primo tempo ci hanno messo in seria difficoltà con le rotazioni dei centrocampisti. Insomma, eh, si muovevano molto bene e quindi non ci hanno dato punti di riferimento. Siamo andati un pochino nel pallone, poi siamo stati bravi però a trovare la quadra e a trovargli, a trovargli le misure, ecco come si suol dire. Siamo con il direttore sportivo del Grosso e con le due punte di diamante della squadra i più esperti insieme a Briosci, eh, Di Nardo e Santarelli. Vi cedo il microfono per un commento su questa gara risolta da uno dei tre, però propiziata anche dall'altro, Santarelli, la coppia Santarelli Di Nardo. Iniziamo dal Grosso. Sì, ciao, gara diciamo, maschia e eh, aspettata perché Canosa è una formazione di grandissimo rispetto, assemblata bene e ben messa in campo. Sapevamo di venire incontro oggi a una giornata sicuramente non semplice, ma dove ci tenevamo particolarmente a far capire che anche la nostra è una formazione diciamo, costruita per qualche ambizione in più poi l'hanno risolta loro eh, e non avevamo dubbi, perché sono due giocatori che abbiamo fortemente voluto, uno e l'altro super confermato, che quest'anno è anche il capitano. Quindi io direi che la parola va al bomber. Ciao, eh, sì, mi associo alle parole del direttore, è stata una partita durissima contro una squadra forte che ha giocatori che non c'entrano niente in questa categoria ben allenata e niente poi ce l'abbiamo fatta per fortuna e niente questo mi sono ne accodo quindi niente questo Vai. buonasera a tutti sì, sicuramente come hanno detto anche loro la partita era, era difficile la squadra, squadra avversaria organizzata eh, il primo tempo sicuramente hanno giocato hanno, hanno fatto meglio loro il secondo tempo siamo usciti noi anche alla distanza e alla fine diciamo qua col bomber con le assist l'abbiamo risolta, risolta a favore nostro il risultato probabilmente più giusto era il pareggio però eh, il calcio è anche questo ci prendiamo questa vittoria e andiamo avanti Mister Pasquini, i complimenti sono arrivati all'unisono da tutti gli intervistati del Città di Chieti. Ma purtroppo, come abbiamo detto con il presidente Lavalle, un motto che lei, interista, non, non avrà modo di, di apprezzare: una sconfitta dall'altra squadra fino alla fine. Sì, buonasera intanto, i complimenti fanno sempre piacere, però purtroppo eh, alla fine contano i punti, sinceramente credo che sia una sconfitta immeritata, probabilmente se finiva 0-0 avremmo avuto anche da rammaricare insomma, per come è andata la partita, abbiamo avuto delle grosse occasioni, credo che loro abbiano fatto forse un tiro o due eh, nella partita, però purtroppo il calcio è così, devi stare concentrato fino alla fine, non regalare nulla, è un dispiacere perché abbiamo fatto veramente una, una grande partita. Ecco, considerando anche la partita scorsa, da, addetto ai lavori, eh, pensavo al risultato della Val di Sangro, vostra avversaria dell'altra volta, e avevo pensato ad un risultato deludente della Val di Sangro. Invece, vedendovi all'opera oggi, è da rivalutare anche quel pareggio. Sì, è da rivalutare perché possiamo fare le stesse considerazioni di oggi. Anche domenica abbiamo fatto una grande partita, solo un'unica disattenzione abbiamo preso gol, quindi fondamentalmente abbiamo buttato due punti domenica e almeno uno oggi che era, era meritato. Poi la Val di Sangue è una grande squadra, loro sono una buona squadra, un campionato duro, però credo che veramente abbiamo già espresso qualcosa di buono, dovremmo stare solo leggermente più attenti e più bravi in fase di finalizzazione. Beh, guardiamo il bicchiere anche mezzo pieno, avete già affrontato due delle principali favorite alla vittoria finale, quindi la strada può essere soltanto in discesa. Eh sì, sicuramente anche questo che dici tu, è una squadra che praticamente ha 12-13 giocatori nuovi, e abbiamo dovuto fare un grande lavoro insomma che non è ancora completato, eh, con la società abbiamo fatto bene quest'estate, ci sono grandi squadre, come hai detto tu, alcune ne dovremmo ancora affrontare, però adesso dobbiamo cominciare a vincere qualche partita che è la cosa più importante.